Benvenuti nel canale. In questo video vi faccio vedere come tramite applicazioni come ad esempio Litkey è possibile registrare video di qualità da soli con i nostri DJI. Io lo farò grazie al mio Mavic Mini, ma a settembre tutto questo sarà possibile anche con il Mini 2, proprio grazie all'uscita degli SDK per il Mini 2. In questo video vi farò vedere delle immagini che ho registrato grazie alla mia fantastica bici elettrica, la Ado A20, una e-bike di Ado e-bike, e spero che queste immagini vi piacciono. Per vedere informazioni più dettagliate vi lascio qui sopra nelle schede altri video che ho realizzato proprio grazie a questa applicazione Litkey, che anche pur essendo nella versione beta è un'applicazione veramente ottima. Quindi andiamo a vedere un po' di video che ho fatto con la mia bici elettrica. Parlo un attimo di questa bici elettrica, questa Ado A20. Io l'ho scelta, ragazzi, perché ho esigenza di andare a realizzare dei video in campagna, e cosa c'è di meglio di una e-bike per muoversi in campagna e per essere trasportata tranquillamente con la mia autovettura. Questa Ado A20 infatti ha una cerniera nella parte centrale che mi consente di riporla tranquillamente nel bagagliaio dell'auto. Ha una forcella anteriore ammortizzata con una buona escursione, mentre sul posteriore c'è un canotto ammortizzato. Non mi fa impazzire, anche perché vista la mia stazza il canotto forse è più efficiente per una persona più leggera. Vi parlo anche delle doti fuoristradistiche di questa e-bike. Ha dei fascioni che sono stati concepiti appositamente per l'utilizzo anche su strade bianche come questa. E questo mi consente di avere un controllo anche in curva veramente esagerato. Cerchi da 20 pollici, telaio in alluminio, e questa e-bike ha una potenza di 350 watt. Ci sono tre modalità: la modalità 1, che è quella pedalata assistita, la modalità 2, che è quella manuale tramite appunto l'acceleratore, e la modalità 3, che è quella più veloce e più potente sempre tramite l'acceleratore. Questa e-bike può supportare fino a 120 kg di peso, e forse anche questo è il motivo per cui l'ho scelta, vista sempre la mia stazza notevole. Un'altra caratteristica che vi voglio far vedere sono i dischi anteriore e posteriore. Non sono dischi idraulici, però il comparto frenante è veramente ottimo, funziona veramente bene. Cosa che non mi piace: questo parafango all'insù distante rispetto al fascione, e questo fa sì che l'acqua, quando si stacca appunto dal fascione andando a percorrere una traiettoria a V, venga in qualche modo parata soltanto nella parte alta, e quindi è un po' più facile essere schizzati appunto quando andiamo sul bagnato. Una cosa invece veramente bellina è questa faro a LED anteriore, guardate, figo ragazzi, ora di giorno non si vede, però veramente ben fatto. Clacson e chicca delle chicche, ragazzi,
presa USB qui sul manubrio accanto al portacellulare che ci viene fornito in dotazione da Ado. Questa è una bici veramente comoda, ha il suo cavalletto e un'autonomia veramente discreta. Si parla di 50 km di autonomia in modalità assistita e 35-40 in modalità elettrica completa. Questa Ado A20 mi ha fatto veramente innamorare. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like, ragazzi se ancora non siete iscritti iscrivetevi al canale e se avete dei dubbi o volete consigli su una e-bike e informazioni riguardo a questa mia A20, iscrivetemi nel canale. Vi ringrazio dell'attenzione come al solito e vi saluto alla prossima dalla campagna toscana e da un tempo che sta diventando sempre più nero, come vedete alle mie spalle. Ciao, alla prossima.